Ben ritrovati anche oggi con la nostra rubrica Un caffè con, rubrica che ogni giorno, quotidianamente appunto, ci consente di scambiare quattro chiacchiere con alcuni tra i principali protagonisti della vita politica e non solo del territorio marchigiano. Oggi siamo nel Fermano, ho il piacere di avere con noi il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Pignotti. Ben trovato sindaco e grazie. Buongiorno, buongiorno Matteo, grazie dell'invito. Allora, innanzitutto io, prima di parlare poi delle varie iniziative natalizie che immagino no, andranno ad arricchire questo periodo anche a Sant'Elpidio a Mare, prendo spunto anche dall'albero di Natale, sindaco, che vedo alle sue spalle, volevo però prima partire da un bilancio di questo anno e mezzo no, alla guida del territorio dopo le elezioni del 2022, elezioni che lei vinse al ballottaggio in quella occasione. Ecco, che tipo di bilancio possiamo stilare di questo anno e mezzo alla guida di Sant'Elpidio a Mare? Beh, un bilancio positivo sicuramente, perché abbiamo rispettato i tempi, soprattutto su tutte le opere e tutti i cantieri che dovevano partire. Avevamo delle opere importanti che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione di cui facevo parte, e quindi siamo partiti con i lavori in centro storico, con la rigenerazione urbana di 6-7 immobili storico-culturali presenti in centro storico, che ci permetteranno sicuramente di valorizzare quello che è il nostro patrimonio. Poi gli interventi scolastici sulla scuola Bacci, sul plesso Bacci, che partiranno dal prossimo anno, e la realizzazione di un nuovo asilo nido sempre al capoluogo, senza dimenticarci delle frazioni per le quali andremo a mettere in cantiere con il 2024 ulteriori opere. Penso a Sport nei Parchi, per il quale abbiamo vinto un bando, penso che qua in termini scolastici all'adeguamento sismico della scuola di Cascinare, alla realizzazione del ponte Squadroni, e infine lo stiamo realizzando, lo termineremo nel prossimo anno, a livello sportivo un anello ciclopedonale nella frazione Luce. Quindi diciamo così, è un bilancio positivo, è stato un anno duro perché, ripeto, poi con questi fondi che derivano soprattutto dal PNRR i tempi sono stretti e i tempi vanno rispettati, quindi grande lavoro anche al di là di quello che è l'orario lavorativo da parte degli uffici, soprattutto l'ufficio tecnico, nel rispetto di queste tempistiche. Tante opere pubbliche, credo che in primo piano ci sia anche il progetto relativo alla scuola Bacci che qualche giorno fa avete presentato no? alla popolazione. L'abbiamo presentato nel mese di ottobre alla dirigenza scolastica, la settimana scorsa ai professori, e la settimana prossima lo andremo a presentare al Consiglio Comunale intero e all'intera cittadinanza. Assolutamente è l'opera economicamente più onerosa, è l'opera che naturalmente va a toccare i più piccoli, e noi comunque fin dall'inizio del mandato, attraverso dei lavori soprattutto alla scuola dell'infanzia Castellano, alla scuola della Valle, ma un po' su tutti i plessi scolastici, l'attenzione l'abbiamo sempre dimostrata nei confronti dei più piccoli. Quindi anche qui andremo a presentare questo progetto, che sicuramente sarà il più importante per questa amministrazione, al quale collego e cito anche la demolizione e ricostruzione della palestra Bacci, anche lì, che fa parte di un'unica unità a livello immobiliare, e quindi la riqualificazione che speriamo prenda piede di pari passo col cantiere della scuola, di modo che andremo ad inaugurare un nuovo complesso più che solamente la scuola. Quindi ci auguriamo tutti che con l'ufficio ricostruzioni, con l'USR, andremo di pari passo per arrivare a questo risultato. Sindaco Pignotti, abbiamo parlato della scuola, abbiamo parlato dei lavori effettuati e conclusi no, nel corso di questo 2023 che ormai sta terminando. Che 2024 sarà, insomma, per la sua comunità e per la sua amministrazione comunale? Ripeto quello che ho detto prima, sicuramente sarà un 2024 caratterizzato da un po' di disagio, perché avremo un centro storico che sarà oggetto di cantieri, perché oltre ai cantieri della rigenerazione urbana, quindi di interesse pubblico, partiranno, anche essendo in fase di lancio anche il sisma per i privati e il 110, partiranno ulteriori cantieri dei privati. Io ci tengo sempre a sottolineare quello che è l'aspetto positivo, ripeto, che secondo me avremo una città rivisitata no? tra
tra un anno e mezzo circa, quindi e con obiettivi e potenzialità enormi. Anche qui abbiamo dovuto aspettare tanto, non l'ho citata, proprio la settimana scorsa in occasione di Borgo al Lume de Candela abbiamo inaugurato, abbiamo riaperto finalmente la Torre Gerosolomitana, quindi un grandissimo traguardo che, diciamo così, ci fa un po' da tramite per la riapertura degli altri cantieri in questo momento, chiamiamolo così, di stand by. E quindi, ripeto, sarà un periodo, diciamo così, di disagio, però io guardo ottimisticamente al futuro, perché faccio un esempio anche a Casette Dette, anche qui avremo anche dei lavori che partiranno in collaborazione con altri enti, avremo il rifacimento del ponte dell'Ete a Casette Dette, che sappiamo tutti quello che è successo in passato in quell'area, quindi anche lì qualche disagio per avere, secondo me, aspetti positivi in futuro da poter garantire, da poter dare al nostro territorio. Qual è il, visto che siamo ormai in pieno periodo natalizio, il messaggio che insomma si sente di lanciare alla sua popolazione? Beh, io in questi giorni ho visto, diciamo così, qualcuno che si aspettava di più in termini, chiamiamoli, di addobbi, luminari. Noi abbiamo cercato di realizzare un Natale sobrio, viste anche, diciamo così, le esigenze economiche, abbiamo lanciato questo tipo di messaggio. Ciò non significa che il Natale non debba essere festeggiato, ma magari abbiamo lasciato delle risorse economiche per le associazioni cittadine, perché è evidente che loro sono il cuore pulsante della nostra comunità e tutti gli anni garantiscono una serie di iniziative molto molto importanti che richiama gente da tutto il territorio extracomunale, quindi abbiamo deciso anche di puntare su di loro. Sicuramente è il primo anno e mezzo di mandato, come hai detto tu, Matteo, la gente dopo il primo periodo, diciamolo così, di aspettativa, ma di vediamo cosa fa questa nuova amministrazione, quindi di essere fermi da questo punto di vista, ora le aspettative devono cominciare a concretizzarsi, quindi il messaggio che lancio è quello di avere fiducia in questa amministrazione, perché ecco, ce la mettiamo tutta con il nostro lavoro quotidiano, con la buona fede. È evidente che dopo un anno e mezzo i risultati non si vedono in concreto, ma stiamo lavorando per garantire un'oggettiva e ottima amministrazione di quelli che sono i soldi pubblici per arrivare ai risultati che abbiamo detto, naturalmente caratterizzati da tutti questi lavori del PNRR e di altre fonti di finanziamento che naturalmente caratterizzano tutto l'operato. Io, scusami Matteo se mi dilungo, faccio tante mattine al lavoro in comune, faccio le battute ai miei uffici dicendo: dopo questo periodo, no, di lavoro così intenso, quando tornerete alla normalità cosa farete, no? Faccio sempre questa battuta perché a mo' di sprono, ma anche a caratterizzare il grande lavoro che si sta facendo, perché ripeto, è evidente che l'80% del lavoro dell'amministrazione è concentrato su quanto diciamo così ottenuto in precedenza. Allora, abbiamo parlato di un Natale abbastanza sobrio, no, a Sant'Elpidio a Mare, però è anche vero che avete presentato un cartellone di appuntamenti. Qui ad esempio, se grazie alla regia andiamo anche sul nostro tablet, vedo l'immagine relativa alla conferenza stampa di qualche giorno fa. Quindi comunque di attrattive ce ne saranno parecchie, no? Assolutamente sì, come ho detto prima, magari abbiamo preferito ottimizzare i costi su luminarie, addobbi e tutto il resto, ma non abbiamo lesinato in termini di eventi e di sostegno alle associazioni che ci sono sempre vicine da questo punto di vista. Siamo partiti il 3 dicembre con Borgo al Lume di Candela, che è un format che abbiamo creato noi l'anno scorso e che ha riscosso un grandissimo successo. Anche quest'anno sono stati confermati i numeri dell'anno precedente. Ripeto, fiore all'occhiello è stata l'inaugurazione anche della Torre Gerosolomitana in occasione di questa bellissima iniziativa. Siamo andati avanti ieri con Christmas Kids, con l'associazione Nesto del Vespa Club, con Babbo Natale che consegna i doni in piazza, anche qui ormai questo invece è un evento tradizionale che facciamo tutti gli anni e che richiama persone
e soprattutto i bambini, no, del territorio che vengono a ritirare i doni di Babbo Natale. E andiamo avanti comunque con tutta una serie di iniziative. Proprio domani sera avremo Andrea De Logo a teatro, ma poi sarà tutto un cartellone caratterizzato soprattutto da musica e teatro, grazie ai nostri cori, la Scuola Santa Cecilia, la Corale Voce Insieme, la banda Don Nicola Marucci. Ci saranno tutta una serie di concerti, avremo il nostro tradizionale gospel, avremo anche una sorpresa da questo punto di vista che sveleremo successivamente, che non è formalmente in cartellone, ma anche qui raddoppieremo l'appuntamento con la musica. Abbiamo la collaborazione con l'associazione La Gru attraverso gli spettacoli di Piero Massimo Macchini e degli altri attori presso l'Auditorium Giusti, con cui faremo anche Capodanno, oltre che col nuovo spettacolo The Format. Abbiamo delle iniziative di cinema e di teatro insieme alla Gru Ragazzi, quindi più per un pubblico più piccolo. E andremo poi a fare un giro con le 500, con Babbo Natale che farà il giro del Ah, che territorio il giorno bello. della vigilia. Questa è una grande novità. E concluderemo poi l'anno nuovo, ripeto, con un qualcosa di nuovo che non sveleremo in anteprima, e soprattutto con, diciamo così, due eventi particolari. Uno, anche qui, nato l'anno scorso e patrocinato dall'amministrazione, Echi di Natività, il presepe vivente presso la Basilica Imperiale di Santa Croce, con un gruppo di associazioni che si sono messe insieme e stanno collaborando alla grande. Proprio il 17 dicembre faranno So This Is Christmas in piazza a Casette d'Ete, quindi fanno una grandissima serie di iniziative, e per concludere con un evento importantissimo per noi che siamo il Fidenzi, del Fidenzi dell'anno, con cui andremo a premiare chi ha portato il nome di Sant'Elpidio a mare in giro per il mondo, e comunque tutte quelle persone, quelle aziende che si sono distinte nel corso del 2023. E poi qui abbiamo visto anche la locandina del vostro presepe artistico che richiama sempre tanti visitatori in centro, no? Inaugurato proprio ieri, e molto, molto bello, caratteristico, dietro al nostro Teatro Cicconi. Invito tutti a visitarlo, così come quest'anno abbiamo la novità della Contrada San Giovanni, che anche lei ha partecipato a queste iniziative di presepi artistici curate da Giacomo Rosetti. Allora, Sindaco, mettendo da parte per il momento le festività natalizie, tornando alla politica, le volevo chiedere qual è la sua valutazione su questo primo anno circa di governo Meloni. È una domanda che faccio un po' a tutti i sindaci che ho ospiti al Caffè Con. Beh, che dire, io posso dire questo, che naturalmente io ho avuto la fortuna nel 2012, con il primo mandato di Renzi, di fare il consigliere di maggioranza. Poi successivamente ho fatto nel secondo mandato, gli ultimi 2 anni, l'assessore, quindi sono stato, diciamo così, solamente da una parte della barricata. Io dico che non è semplice per chi magari ha fatto l'opposizione fino al giorno prima trovarsi sui banchi di maggioranza e trovarsi ad amministrare un territorio, perché, ripeto, i ruoli sono molto molto diversi. Dall'altra parte io un po' la critico, quell'opposizione che urla, stramazza, eccetera, senza essere, diciamo, costruttiva e propositiva, non fa parte del mio carattere, e stimolo sempre e auspico che vi sia collaborazione. Quindi, tra virgolette, si sono trovati per la prima volta al governo. È evidente che poi in un periodo caratterizzato sicuramente da non un equilibrio internazionale da un punto di vista, perché abbiamo visto, sappiamo tutti cosa sta succedendo, soprattutto nel mondo che ci circonda. Quindi io dico sempre poi che i risultati si vedono col tempo. L'ho detto prima per la mia amministrazione: dopo un anno e mezzo è evidente che è difficile vedere i risultati nel breve periodo, ma bisogna attendere. Quindi ho fiducia in questo. Sicuramente nel governo Meloni è evidente che bisogna dargli il tempo di lavorare, come penso in tutti i settori, in tutte le circostanze. Fino a qualche anno fa, Sindaco, insomma, tra giovani, no? Si diceva che la politica fosse una cosa da vecchi, mi passi il termine, tra virgolette. Lei è un sindaco molto giovane e vedo che sul territorio, io per quello che mi riguarda più da vicino, ovviamente il Piceno e il Fermano, sono parecchi i sindaci giovani. Che segnale è questo? C'è voglia da parte dell'elettorato di volti nuovi, di giovani frizzanti, di novità? Come se lo spiega, insomma? E c'è sicuramente un innamoramento da parte dei giovani verso la politica, no?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io dico che ci deve essere una sorta di piccola vocazione dentro perché altrimenti sarebbe impossibile affrontare questo ruolo. Allora faccio la battuta, sì, giovane, però come vedete il mio pizzetto si è sbiancato con un anno e mezzo, con un anno e mezzo di problematiche da risolvere. Però ecco, io penso che adesso, a prescindere dall'età, a parte l'età, io penso che come nella vita, in tutti i ruoli, dipende da come uno affronta quello che ha davanti. Quindi a prescindere dall'età stessa, perché poi c'è il più giovane che magari è più irruento e magari il più anziano che invece supera tutto con un po' più di saggezza. Io dico che debba esserci sempre il giusto compromesso nelle virtù che uno utilizza nel proprio mandato da svolgere. Quindi vedo intorno a me, questo favorisce un po' anche la mia attività, come hai detto tu, vedo intorno a me parecchi sindaci giovani, io lo vedo Monteranaro con Andrew Baldi, Massimiliano Ciampella a Porto San Delpidio, proprio ieri sera eravamo con Valerio Vesprini, Paolo Calcinaro, Michele, il presidente della provincia, Ortensi. Questo sicuramente favorisce perché a prescindere dall'ideologia politica si è formato un bellissimo gruppo, stiamo piacevolmente insieme, proprio quest'estate addirittura siamo stati insieme anche con i sindaci della provincia di Macerata, grazie al diciamo così all'invito del sindaco Ciarrapica, altro grande amico e residente poi nel mio territorio. Quindi, secondo me, l'aspetto positivo da cogliere sulla giovane età è proprio questo, che comunque ci troviamo tutti molto bene insieme, cerchiamo di collaborare, non c'è, diciamo, invidia l'uno nei confronti dell'altro, e questo potrebbe essere il valore aggiunto. È evidente che poi in ogni amministrazione, secondo me, debba esserci il giusto mix, perché poi, dico sempre, l'esperienza la fa da padrona, quindi bisogna saper cogliere e accogliere i consigli di chi ha più esperienza, Quindi, sicuramente, sindaco, di me. mi sembra di capire che bisognerebbe abbattere ogni tipo di campanilismo tra piccoli comuni di provincia, no? E collaborare maggiormente. Assolutamente sì, spero proprio che sia così e che sarà così. Ripeto, le premesse sono molto buone. Io lo cito più volte, avevo parlato con il sindaco Ciarpella, abbiamo fatto incontrare gli assessori alla cultura, sarebbe bello finalmente, no? Quando si parla di Unione Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, sarebbe bello soprattutto come succede in ambito sociale con l'ambito 20, andare ad unire determinati altri servizi, faccio l'esempio la cultura e tutta la rassegna di eventi, magari partendo proprio dalla prossima stagione estiva. Ci sono stati degli incontri interlocutori, speriamo di portare a termine questo tipo di risultato. Anzi, io ho fatto la battuta con Massimiliano, gli ho fatto l'assist, perché creando le nuove pagine istituzionali del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Città di Sant'Elpidio a Mare, Comune di Sant'Elpidio a Mare e Sant'Elpidio Turismo, proprio la pagina turistica l'ho chiamata Sant'Elpidio Turismo nell'ottica che possa andare a comprendere, diciamo così, tutto il nostro territorio elpidiense. Poi ho parlato di Porto Sant'Elpidio, ma è evidente, eravamo proprio ieri a ritirare il premio Il Ferro d'Oro, parlavamo di ciclismo, ma con tutti questi sindaci si è detto appunto troviamo quelle tematiche che possono unire più comuni, più territori e che l'ambito sportivo sicuramente si presta in tal senso. Prima di salutarla, sindaco, quindi le chiedo quali sono i prossimi obiettivi che l'amministrazione comunale di Sant'Elpidio a Mare cercherà di raggiungere. Beh, come ho detto prima, siamo passati dalla fase, diciamo così, propedeutica, dalla fase formale, che già è molto molto importante perché le scadenze erano strette, quindi abbiamo rispettato queste scadenze. Ora l'obiettivo è di vedere realizzato già dal 2024 in parte tutte quelle opere che abbiamo messo in cantiere, e questo già vuol dire tanto per questa amministrazione. È evidente poi che andremo col nuovo bilancio di previsione che andremo ad approvare entro la fine dell'anno a mettere in campo ulteriori idee, ulteriori opere. Come ho detto ai miei vicini, ai miei assessori, diciamo così, è il periodo della progettazione, perché dobbiamo mettere in campo idee nuove, dobbiamo avere, io l'ho sempre sostenuto anche da assessore, dando parecchi studi di fattibilità, che bisogna avere sempre un pezzetto di carta dentro al cassetto pronto per essere utilizzato qualora esca un'opportunità. Questo è il periodo delle opportunità tra fondi e bandi che escono anche attraverso la collaborazione dell'ente regionale della Regione Marche. Abbiamo già diciamo così, in anteprima qualche
qualche messaggio da parte della regione su quali potranno essere i bandi che usciranno nell'anno 2024, quindi dobbiamo lavorare fin da ora sulla progettualità in modo che ci facciamo trovare pronti. Poi, ripeto, stando dentro al cassetto e se capita qualche altra opportunità o comunque la possibilità di finanziarla attraverso i fondi comunali, è evidente che ci faremo trovare pronti, anche perché consapevoli del fatto che comunque la regione, l'ho citata proprio adesso, con Marche 2032 e 2032, comunque ha stilato un piano delle infrastrutture, e quindi anche lì avremo delle opere che magari partiranno e avremo delle opere magari che stimoleremo la regione a portare a termine, a portare avanti o ad inserire, perché magari non inserite, perché secondo noi, ecco, secondo me, soprattutto da sindaco, devo tutelare quelli che sono gli interessi della comunità, e penso sempre, come ho detto prima, che attraverso il dialogo, soprattutto in politica, si debba e si può raggiungere determinati risultati. Grazie, grazie Sindaco per essere stato con noi, per la sua disponibilità. Grazie. Ovviamente l'augurio è quello di un buon weekend e di buone feste. Grazie, buone feste, buon Natale, buon anno a tutti voi. Grazie mille dell'invito. Grazie, grazie ancora al Sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Pignotti. Un caffè con termina qui, ma torna puntuale lunedì mattina, seppur in compagnia di Jessica Balestra. Da parte mia, l'augurio di un buon proseguimento con le nostre trasmissioni.